Don Antonello, finalmente la luce in fondo al tunnel dopo tanti anni in cui il Magrico è rimasto chiuso. Oggi avete presentato il progetto, un progetto molto ambizioso, 180 milioni di euro investirete nel corso degli anni per 12 isole, Parco della Biodiversità, Parco delle Arti, Le Serre, Parco dell'Economia di Francesco, Hangar, Piazza Eventi, Hub del Fare, Piazza della Ricerca, Piazza della Scienza, Parco della Cura, Parco della Pace, Cappella Laudato Si e poi naturalmente tutti gli ingressi e i parcheggi che avete previsto. Benissimo, in realtà tutti questi parchi, ecco, che tu hai elencato, che rientrano tutti nella ecologia integrale di Papa Francesco, rispondono alle tre grandi sfide che ci attendono. La prima è l'aumento endemico delle diseguaglianze sociali, la seconda sfida è la sfida ambientale, in particolare quella climatica, e l'indebolimento del principio democratico. I parchi, così come sono stati pensati, progettati, ideati, rispondono a queste tre grandi sfide. Noi come Chiesa, a partire dal Vescovo, abbiamo sognato e oggi possiamo dire che il sogno comincia a prendere forma. Diceva Adolf Franz che prima di agire bisogna sognare, prima di pianificare bisogna credere. E noi ci abbiamo creduto, abbiamo sognato e oggi finalmente cominciamo a vedere il frutto di questo sogno e di questa fede. Parco della biodiversità significa parco del verde condiviso e partecipativo per tutta quanta la città. Parliamo di solo parco verde, punto, parco della biodiversità. Il parco delle arti significa condivisione della sapienza artistica, della sapienza artigianale. Il parco della pace significa accoglienza, solidarietà. Il parco della cura e dell'anima e del corpo significa sport, significa eventi culturali, significa spiritualità. Il parco dell'ecologia, dell'economia di Francesco significa sostenibilità, significa integrazione. Senta, ci saranno anche delle attrezzature, avete pensato anche a qualcosa per i più piccoli? Ma sicuramente c'è posto per tutti nel Magrico e soprattutto anche per i bambini. Ultima cosa, nella conferenza stampa si è parlato anche dell'invito rivolto all'amministrazione non solo comunale ma anche eventualmente alla Regione Campania di far parte di questo progetto. In che modo potrebbero partecipare? Così lanciamo anche un appello. In effetti diciamo che l'idea è quello di un protocollo di intesa intanto con gli enti e di un accordo di programma. Insomma ci sarà pubblico e privato insieme, ecco, anche nelle operazioni finanziarie e nella realizzazione delle opere. Con 0% di cementificazione? Zero, anzi la metà degli edifici saranno demoliti, penso che sia la prima cosa importante da dire, cioè la metà degli edifici saranno demoliti, abbattuti, per cui abbiamo recupero di verde in tutto questo.